Ciao a tutti, oggi volevo parlarvi della teoria del colore e più precisamente di quello che viene chiamato il cerchio di Eaton. Il cerchio di Eaton è formato da tre colori primari, che sono il rosso, il giallo e il blu. Sono i complementari, che sono diametralmente opposti l'uno all'altro, gli analoghi, che sono vicini l'uno all'altro. E poi ci sono i monocromatici, che sono le varie gradazioni di colore che vanno dal più scuro al più chiaro e viceversa. Attraverso il cerchio di Eaton, che viene utilizzato non solo dagli stilisti, ma anche da chi crea pagine internet e anche moltissimo dai parrucchieri, si possono combinare vari colori insieme, la cui combinazione fa sì che questi colori non vadano in disaccordo l'uno con l'altro. Si possono infatti mettere insieme dai due ai quattro colori. Questa combinazione fa sì che i colori non ci diano fastidio, per così dire, fastidio alla nostra vista. Tutto parte da questo. Quindi vi potrebbe essere utile questa breve guida, appunto per riuscire a combinare fra loro i vari colori, sia se dovete vestirvi in un certo modo, sia se dovete fare un disegno. Comunque io credo che sia fondamentale conoscere comunque questo tipo di colori. Allora, la prima è la cromatica complementare. La cromatica complementare è praticamente il colore che voi trovate, voi scegliete un colore tra i colori del cerchio di Eaton ed è quello che si trova al suo opposto. Ad esempio, possiamo prendere il rosso e il verde. Il rosso e il verde andranno d'accordo l'uno con l'altro e quindi si potranno abbinare insieme. Poi c'è la simmetrica complementare. E la simmetrica complementare sono i due colori che si trovano l'uno opposto all'altro e i due che si trovano a fianco a uno dei due. Quindi praticamente avremo tre colori che si possono abbinare tranquillamente tra loro. Quindi nel caso dell'esempio del rosso e del verde, a fianco al verde avremo i due colori che si trovano a fianco, quindi questi due colori possono essere abbinati con il colore rosso. Poi ci sono le complementari alternate, dove si sceglie il colore e il suo opposto e le due che stanno a fianco, quindi non come prima il colore e i due che stanno a fianco al suo opposto, ma tutti e quattro i colori. Anche questi si possono tutti abbinare fra di loro senza creare problemi. Sono i colori analoghi. I colori analoghi sono, noi scegliamo un colore e possiamo abbinarlo ai due colori che si trovano adiacenti, quindi l'uno a fianco all'altro. Questi tre colori si possono tranquillamente abbinare senza creare problemi alla vista. Poi ci sono le complementari alternate. Si sceglie sempre un colore, si sceglie il suo opposto e ai suoi opposti si può scegliere il colore che si trovano adiacenti ad essi. Quindi avremo quattro colori diversi che si possono abbinare tranquillamente fra loro. Per quanto riguarda i monocromatici, si sceglie un determinato colore e poi tutta la gradazione di colore che vanno dal più scuro al più chiaro. Quindi, per esempio, io sceglierei come esempio il rosa, quindi dal rosa più chiaro al rosa più scuro. La triadica invece è formata da tre colori che stanno distanti l'uno dall'altro di 120 gradi e quindi avremo un totale di quattro colori diversi che sono in perfetto equilibrio. La tetradica invece sono quattro colori diversi che distano fra di loro di 90 gradi. E quindi in questo caso avremo quattro colori diversi che stanno in armonia perfetta tra di loro. Infine abbiamo il nero e il bianco. Il nero e il bianco sono non colori per eccellenza,
che si possono abbinare con tutti gli altri, ad eccezione del nero, che non va molto d'accordo con il blu, anche se il nero può essere abbinato, per esempio, ad un blu molto acceso. Spero che questo video possa esservi utile per aiutarvi a abbinare fra loro i colori. Non mi resta che mandarvi un grande bacio, di iscrivervi al mio canale, di sostenermi. Sono un canale piccolo, 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 e quindi vi chiedo semplicemente di seguirmi e di sostenermi, in modo tale da poter fare altri video per voi. Se avete delle richieste, non esitate a chiedere. Io sarò ben lieta di girare dei video per voi di qualsiasi argomento di cui tratta il mio canale. Vi mando un grande bacio, vi auguro una buonissima serata e giornata, e vi invito a guardare il mio prossimo video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!